Venerdì 6 giugno, buongiorno a voi tutti e bentornati anche quest'oggi a questo nuovo appuntamento con TG2 Italia. Oggi i temi che affronteremo riguarderanno in qualche maniera due argomenti che si sposano molto con la stagione che stiamo per andando a vivere. Il primo è l'attenzione alla pelle, ma soprattutto come gestire la voglia e il desiderio di abbronzatura. Questo particolare che accompagna le nostre vacanze, i nostri momenti di relax, che ci rende sicuramente più disponibili non solamente verso una situazione dermatologicamente più affine alla stagione che andiamo a sposare, ma che va comunque gestita in maniera accurata. Quindi tra il sociale, perché comunque l'abbronzatura, lo vedremo anche nel servizio che ci introdurrà questo argomento, fa parte di un percorso che ha accompagnato l'Italia nella diversa fruizione della gestione del sole, ma anche con un'attenzione assolutamente importante da un punto di vista salutare verso la pelle stessa. Pensate, vi do solamente un dato, che sono 7.000 i nuovi melanomi che si sviluppano ogni anno, quindi l'attenzione dovrà essere massima. Il secondo argomento invece è un argomento culinario, ma anche questo da un punto di vista sociale interessante. Parliamo del pomodoro, il re dell'estate in qualche maniera per quanto riguarda le tavole italiane, ma un prodotto che da un punto di vista produttivo, pensate, è il secondo ortaggio più consumato dopo le patate. Eppure anche questo, la produzione, complice anche le variazioni climatiche, è andata diminuendo quest'anno, con delle ripercussioni ovviamente su questo settore. Andiamo però con ordine, partiamo dunque dall'abbronzatura, e ci introduce a questo argomento il servizio che stiamo per vedere insieme di Giulia Pollonia. Finalmente l'estate. Dopo una primavera capricciosa torna la voglia di esporsi al sole, antidepressivo naturale e nostro principale attivatore biologico. Costumi e voglia di abbronzatura fanno capolino, ricordandoci che la pelle gioca un ruolo fondamentale nell'immagine che abbiamo di noi stessi e che diamo agli altri. E oggi il colorito è sinonimo di bellezza e salute. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Non sempre è stato così, però. Fino a tutto il primo Novecento l'abbronzatura era anzi accuratamente evitata, segno di estrazione sociale inferiore, di lavoro contadino o marinaro, contrapposto al pallore dei ceti nobili che potevano invece evitare il sole, come le tante signore protette dall'ombrellino in scene dell'epoca. Solo dagli anni 70 la tendenza si inverte. Gli operai delle fabbriche hanno poche possibilità di vacanze al sole, mentre l'abbronzatura viene ostentata da imprenditori e attori alla moda, fino ad arrivare ad oggi con la ricerca della tintarella quasi 365 giorni all'anno. Trasformarsi in barbecue viventi presenta però rischi spesso sottovalutati. In Italia si registrano 7.000 nuovi casi di melanoma ogni anno e ancora la metà di noi al sole si scotta. Più spesso sono le donne fra i 40 e i 50 anni con la pelle più delicata. È una questione di pigmenti, infatti. La melanina non solo conferisce il colore alla pelle, ma assorbe anche i raggi ultravioletti. Più è scura, maggiore è il risultato di questa azione di difesa, e viceversa. Perché questo è l'abbronzatura, un tentativo dell'organismo di difendersi contro il sole, e la pelle è intelligente e ricorda, conservando la memoria delle scottature fin da bambini, che possono tornare sotto forma di tumori a distanza di molti anni. Abbronzatura che spesso rappresenta un boomerang anche per l'aspetto estetico. Nata per abbellire, una volta sbiadita, lascia una pelle atona e invecchiata, e un gran lavoro per chi volesse poi cancellarne le rughe. E l'abbiamo qui con noi questa mattina, l'autrice di questo servizio è Giulia Pollonio, collega del TG2. Buongiorno Giulia, buongiorno, grazie per essere tornata con noi. Grazie. E buongiorno anche alla professoressa Norma Cameli, responsabile dermatologia correttiva dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. Buongiorno, grazie, professoressa, e grazie a lei per essere qui con noi questa mattina. Allora, cominciamo subito, professoressa, parto direttamente da lei. Le chiedo un dato pratico, di quante, a fine estate, quante situazioni critiche dovute al sole voi vi trovate a dover affrontare? Beh, a fine estate molte, ma soprattutto negli anni, perché il danno del sole si accumula, quindi il sole danneggia, e soprattutto gli UVB, danneggia il DNA cellulare, quindi c'è un danno immediato subito dopo l'estate, che può essere la presenza di macchie, la pelle secca, disquamata, ma ci può essere un danno nel tempo dovuto ai danni del sole sul DNA cellulare, ma anche sulla derma, quindi mancanza di fibre elastiche, fibre collagene, quindi la formazione di rughe. Quindi sono due livelli di danno.
Giulia, anche per, diciamo così, per il lavoro che tu fai insomma, quotidianamente anche per il nostro giornale, ti troverai ovviamente ad analizzare dati e situazioni. La percezione che tu hai è la tendenza verso sole sì o sole no? Sto partendo dai massimi sistemi perché poi andiamo ovviamente ad affrontarlo nel dettaglio, questo discorso dell'abbronzatura. È molto cambiato, anche semplicemente negli ultimi anni, grazie anche a delle battenti campagne di informazione che anche abbiamo fatto insieme, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Una volta i bambini si esponevano al sole perché il sole doveva essere il toccasana. Alla fine della stagione invernale i bambini andavano esposti al sole tout court, così improvvisamente, perché avrebbero fatto il pieno di vitamina D, sarebbero cresciuti di più, il sole li avrebbe rinvigoriti, avrebbe fatto passare loro tutte le malattie dell'inverno, con i danni che invece poi abbiamo scoperto. Quindi negli ultimi anni, devo dire, si è molto più attenti a come ci si espone al sole, soprattutto per quanto riguarda i bambini, proprio perché, come diceva la professoressa Cameli, la pelle ricorda, quindi il danno si accumula negli anni e le scottature proprio dell'infanzia fanno sì che magari nell'età adulta si manifestino tutte queste lesioni. Allora, per rendere questo spazio anche insomma fruibile, noi ci siamo avvalsi di alcune grafiche che grazie a te anche Giulia sono state realizzate, ma soprattutto grazie alla nostra Alessia Barbieri, alla quale va ovviamente il nostro ringraziamento. Allora, snoccioliamole una per una in modo tale da poterle analizzare insieme. Dunque, ci sono degli errori che non vanno fatti. Allora, ad esempio, no a delle creme solamente idratanti. Ecco, vediamo innanzitutto questa prima grafica vignetta, mi permetterei di dire, insomma, perché qui c'è anche una mano artistica. Professoressa, lei. Assolutamente vero. Le creme devono essere messe, gli idratanti anche d'estate, ma soprattutto devono essere messi i filtri solari. I filtri solari devono essere scelti in base al fototipo, al tipo di esposizione che uno fa, prolungata, intermittente, nei weekend, dalla latitudine, però è sempre fondamentale anche in città mettersi il filtro solare. E poi ad esempio no ad associare profumi, oli essenziali, Giulia, no? E qui veniamo alla seconda vignetta. Sì, ad esempio non soltanto i profumi, ma anche tutti gli oli essenziali che possono essere contenuti sia nelle profumazioni che nelle lozioni che nei cosmetici. Alcuni, per esempio, famoso è il bergamotto, ma anche il cedro, possono attivare delle reazioni infiammatorie molto importanti, sono fotosensibili al sole e quindi vengono questi sfoghi sulla pelle che sono molto, molto difficili poi da fare andare via e che si riattivano ogni volta che ci si espone al sole. Quindi i profumi, ma anche i gioielli, la bigiotteria che può contenere metalli, il nickel per esempio, che è un altro di questi metalli che si attiva con il sole creando queste macchie, se non addirittura delle reazioni allergiche. No, ad andare in spiaggia come se si andasse ad un gran galà la sera. Ecco, ok. Esatto. E poi è vera questa cosa, ad esempio, professoressa, che sarebbe bene mettersi le protezioni, ad esempio, una mezz'ora prima di andare ad esporsi? Sì. È anche 20 minuti, insomma è importante che si applichino bene, anche perché a casa una più calma di spalmarselo bene, perché l'efficacia del solare non è solo il filtro, cioè l'elevatezza del filtro, ma anche che si applichi in spesso strato, abbondante e in maniera uniforme. La regola è 2 mg per centimetro quadrato. È chiaro che se uno lo fa in spiaggia è più difficile. A casa, con tutta calma, riesce a spalmarsi 2 mg per centimetro quadrato su tutto il corpo in maniera uniforme. Ovviamente noi vedremo anche altre vignette che ci illustreranno alcuni errori da non commettere, alcune accortezze da avere. Intanto però vorrei entrare nello specifico della sua professionalità e chiederle di che cosa si parla quando si parla di protezione selettiva. Protezione selettiva è quando si sceglie il solare idoneo al proprio tipo di pelle o di problematica. Per esempio, se un paziente ha una malattia che beneficia del sole, tipo la dermatite atopica, la psoriasi, la vitiligine, in cui gli UVB sono raggi che fanno del bene a questa malattia, non bisogna filtrare tutti gli UVB, ma bisogna filtrare sicuramente gli UVA e non gli UVB, o comunque meno gli UVB. Quindi si utilizzeranno solari che hanno un forte indice di protezione per gli UVA e più basso per gli UVB. Questa riflessione, Giulia, ci porta un pochino, perché mi piace scavallare anche un pochino sui costumi di questo nostro momento storico, a pensare che se i bambini soprattutto hanno così tanto bisogno di questa esposizione per ripristinare poi alla fine la parte del derma, quella che noi vediamo quotidianamente, e anche per questa maniera di stare molto chiusi dentro casa, cioè sono cambiate poi le abitudini sociali, no? Prima si stava più fuori, quindi al sole ci si abituava gradatamente nel corso della stagione. Come sono cambiati da questo punto di vista anche i riflessi sul quotidiano?
Il sole è il nostro attivatore biologico principale, quindi, viene citato ormai in alcune discipline mediche come fonte di terapia, ad esempio anche per la fibromialgia, cioè per questa malattia della stanchezza cronica. Ma un conto è appunto esporsi al sole, stare in spiaggia e mettersi lì dovendo mettere delle creme, un conto è svolgere delle attività all'aria aperta. Facendolo consecutivamente durante l'anno, spingendo i bambini a praticare degli sport all'aria aperta, non soltanto questo fa sì che loro attivino tutta una serie di funzioni anche neuromotorie, certo, importanti, che stiamo un po' perdendo, ma anche in vista dell'estate prepara già la pelle, perché chiaramente una pelle abituata a stare all'esposizione è pronta, è già pronta, no? Prego. Volevo dire, in merito a questo, volevo dire che il sole è dannoso, è proprio quello cosiddetto del weekend. Se noi ci abituassimo, esatto, gradualmente due ore al giorno andare al mare, non avremmo quasi nessun tipo di danno. Ma adesso si va al mare nel weekend e si fa una full immersion di sole, e proprio questo è il danno maggiore. Una volta si stava un mese in villeggiatura e non c'erano così tanti, esatto, danni come adesso, limitato e stretto nel tempo. Allora, tutto quanto questo ovviamente va tenuto in conto, continueremo a vedere gli errori da non fare. Intanto vediamo cosa succede quando ci si rilassa sul fai da te, in questo servizio di Elena De Feo. Con l'arrivo della bella stagione parte la corsa alla cosiddetta tintarella. Al mare, sdraiati sul lettino, nei parchi, magari durante la pausa pranzo o dall'estetista ricorrendo a lampade solari, in tanti cercano di procurarsi la bronzatura che più si addice ai propri gusti. L'importante è non affidarsi mai, ma proprio mai, a metodi fai da te. Consigli di amiche e parenti che prevedono a volte l'uso degli ingredienti più strani e che spesso hanno come unico risultato quello di rovinare la pelle ed esporci a rischi anche molto gravi. Come l'uso della birra, considerata un potente abbronzante, ma che, oltre a non contenere filtri protettivi, irrita l'epidermide a causa della presenza di alcol. O come il ricorso al latte di fico, una sostanza che in presenza del sole può provocare vere e proprie ustioni. Tintarella di luna. Per non parlare del succo degli agrumi, miscelato magari con l'olio, un intruglio che può macchiare la pelle in modo permanente. Stesso discorso anche per il tè, che non solo non fornisce alcuna protezione, ma può scatenare rossori, reazioni allergiche ed eritemi. La strategia da seguire dunque è e resta quella ripetuta da anni dai dermatologi: proteggersi con i prodotti giusti, evitare di esporsi nelle ore più calde e per un tempo troppo lungo. Una ricetta che prevede solo 3 ingredienti e giusto un po' di buonsenso. Allora, buon senso, professoressa, abbiamo visto un elenco di cose da non fare, ma questo discorso della lampada preabbronzante o abbronzante in modo da abituarci ai raggi che verranno, sì, no? No, assolutamente no, perché la lampada non stimola la melanogenesi, non stimola la pigmentazione, ma ossida la melanina, quindi non è assolutamente un fattore di protezione e in più procura danni. E rispetto a questi altri, tra virgolette, divieti che abbiamo posto, molto tè, interessante, insomma, agrumi. Molto interessante, perché adesso c'è questa tendenza del fai da te, anche perché uno dice: me li faccio con cose sicuramente pure, vegetali, tutte queste cose, che è vero. Però il prodotto del commercio ci dà delle garanzie di sicurezza e di efficacia che non ci possono dare i preparati casalinghi. Oltretutto, i prodotti solari devono essere stabili alla luce e al calore, perché appunto noi li esponiamo al mare, che questo forse non è fatto con i prodotti casalinghi. Ci può essere contaminazione, devono coprire ad ampio spettro UVA, UVB, la luce visibile, gli infrarossi, e quindi questo non è possibile con i prodotti fatti in casa. Giulia, proseguiamo sul nostro, diciamo così, percorso anche aiutato dalle vignette. Allora, ad esempio, tra le parti del corpo che vanno sicuramente tutelate, ma non ci si pensa mai, ci sono ad esempio le dita dei piedi piuttosto che le orecchie, no? Assolutamente. Eccolo. Zone delicate, labbra, ascelle, piedi e cicatrici. Le cicatrici in particolare, perché soprattutto quelle fresche, se si espongono al sole, dopo diventano dei segni più o meno permanenti. Sì, no? C'è soprattutto un'iperpigmentazione post-infiammatoria che può essere molto antiestetica. Ma poi anche quante volte i bambini, cioè, che già si rifiutano di farsi mettere la crema, ci dimentichiamo sempre questa zona che sta dietro le orecchie e che poi causa queste ustioni. Scusate, a volte. Le cicatrici, tornando sul discorso delle cicatrici, come vanno protette? Bastano dei solari molto molto potenti, schermi totali o accorgimenti diversi tipo cerotti, bende, se, non so? Se una cicatrice è veramente recente, basta mettere un cerotto sopra, però una cicatrice già
che c'è da qualche, insomma, 15-20 giorni, un mese, in quel punto è importante applicare un filtro solare molto alto. E altri, diciamo così, livelli di attenzione, ad esempio, ci sono donne che amano prendere l'abbronzatura in topless, bene, male per il seno, visto anche l'esposizione al sole? Beh, il seno è una parte come tutte le altre del corpo, quindi bisogna fotoproteggerla perché è una parte che non è abituata al sole, quindi rispetto alle altre parti del corpo si ustiona di più perché non hai mai generalmente preso sole, però va considerata come tutte le altre parti del corpo. Un'altra cosa che noi non ci ricordiamo spesso sono i capelli, magari le donne un po' di più, ma insomma certo, il sole non fa soltanto male alla pelle. Fa male ai capelli, soprattutto se i capelli sono chiari, se sono bianchi, se sono decolorati. E allora esistono, immagino, tutta una serie di protettori. Cosa ma soprattutto voi? Esistono i cappelli, certo, che sono bellissimi e che obiettivamente offrono forse una protezione meccanica che nessun filtro solare magari può offrire. Beh, parlando di cappelli, io vorrei solo precisare che il dermatologo prescrive sempre i filtri solari, però è anche importante educare il paziente a una protezione a più largo aspetto, quindi a una strategia di fotoprotezione, non solo filtri, che vuol dire il cappello a larga tesa, non la visiera, proprio la larga tesa, gli occhiali da sole, gli indumenti, soprattutto quelli un pochino scuri, un pochino spessi, perché la maglia di cotone non ci tutelerà come il blue jeans ovviamente, certo. E cercare l'ombra, perché anche quella è una strategia di fotoprotezione. E invece per quanto riguarda un discorso tanto importante quanto sottovalutato, cioè il fatto che il sole si prende e filtra nella nostra pelle anche con l'ombra, però anche con l'ombrellone, quindi le nuvole, soprattutto quelle molto alte, filtrano il 20% dei raggi solari. Allora quante volte noi ci sentiamo dire ma era nuvoloso e mi sono ustionato, perché anche sotto le nuvole il sole fa il suo lavoro. Quindi i suoi protezione danni. Sempre, perché questo comunque è un sole malato fondamentalmente, quindi diciamo così dobbiamo tutelarci. L'alimentazione quanto influisce su tutto questo? Molto. L'alimentazione è importante, soprattutto con cibi ricchi di carotenoidi che favoriscono la sintesi di melanina e proteggono dalle specie reattive dell'ossigeno, i ROS. I carotenoidi sono di vario tipo, quindi il famoso beta-carotene, ma non solo, anche il licopene e anche la luteina. Poi sono quindi tutti gli alimenti che contengono questo, quindi per esempio i pomodori, l'anguria, l'insalata foglia verde scuro e ovviamente le carote, le albicocche, il melone. Ma non solo, è importante assumere anche olio, perché i carotenoidi vengono assorbiti solo in presenza di olio, per cui se noi non mangiamo l'olio d'oliva non assorbiamo i carotenoidi. È importante anche la vitamina E e la vitamina C, che ovviamente sono contenuta negli agrumi, perché la vitamina C è importante perché combatte la microinfiammazione cronica che provoca il sole. Interessantissimo. Allora ce lo siamo tenuti per ultimo quest'ultimo importante argomento che andiamo a trattare adesso, ed è la protezione degli occhi. Allora lo introduciamo con un'altra, l'ultima forse delle nostre vignette. Giulia, la commentiamo e poi sentiamo insieme un pezzo che è stato realizzato su questo. Eccoci, la protezione anche sotto nuvole e ombrellone, e quindi vediamo però che in questa grafica abbiamo anche tuttavia gli occhiali nel nostro paziente. Assolutamente, poi esistono lenti e filtri di cui sicuramente poi parleremo, che riescono a, come dire, rifrangere il sole in una maniera molto più efficace di altri e che vanno utilizzati soprattutto per occhi particolarmente sensibili. Insomma. Ora poi le chiederemo nel dettaglio come comportarsi, intanto sentiamo questo servizio che è stato realizzato dal nostro Adriano Conte. È arrivata l'estate e come ogni anno, prima di andare al mare, al lago e in montagna, dobbiamo non soltanto proteggere la nostra pelle ma anche gli occhi. Ecco quali accorgimenti prendere per evitare complicazioni. Tre cose. La prima, bere preventivamente prima di andare in spiaggia, perché nel momento in cui si comincia a sentire il senso di sete già l'occhio si sta disidratando. Seconda cosa, protezione con colliri. I più importanti sono però a base di acido ialuronico. Costituisce una pellicola protettiva sull'occhio, è come se fosse un occhiale chimico. Terza cosa, gli occhiali, fondamentali. Esistono diversi tipi di occhiali,
che vanno da una protezione 1 a una protezione 5 contro gli ultravioletti, io consiglierei una protezione 3. Che cosa succede quando noi indossiamo un occhiale? Facciamo entrare meno luce nell'occhio. Ora, meno luce vuol dire dilatare di più la pupilla, ma se dilatando di più la pupilla, oltre a meno luce, facciamo entrare anche i raggi ultravioletti, provochiamo dei danni all'occhio stesso. Quindi è importante che gli occhiali siano, che le lenti siano schermate giustamente contro gli ultravioletti. Gli occhiali polarizzati al mare vanno benissimo perché ci fanno vedere la superficie delle cose. In montagna con la neve possono essere pericolose perché sciando con gli occhiali polarizzati non vediamo le cunette e quindi corriamo dei rischi maggiori di cadere. Molte persone preferiscono portare le lenti a contatto piuttosto che gli occhiali. Possono tenerle anche quando vanno al mare? Le lenti a contatto possono essere tenute al mare, in montagna sicuramente sì. Un altro tema molto importante è quello dei bambini. Ecco, quando si va in spiaggia bisogna mettere gli occhiali ai bambini? Una volta si pensava che mettere gli occhiali da sole ai bambini fosse inutile, adesso invece si è arrivata alla conclusione opposta, tanto che ci sono addirittura degli occhiali da sole proprio per neonati, perché gli occhi dei bambini sono esposti, possono essere esposti in modo negativo, né più né meno come quelli degli anziani. Spesso in spiaggia accade che le creme con cui ci proteggiamo dal sole finiscano accidentalmente sui nostri occhi. Cosa bisogna fare per evitare irritazioni? Comportiamoci come ci si deve comportare quando una sostanza estranea va in un occhio, cioè laviamolo con abbondante acqua pulita. Allora, professoressa, gli occhi importanti tanto quanto il resto della pelle, se non di più, sembra di capire. Assolutamente. Gli occhiali sono importanti, come dicevamo prima, sotto l'ombrellone, non solo perché l'ombrellone filtra, ma anche perché sulla spiaggia c'è il riflesso della sabbia e quindi bisogna anche proteggerci dal riflesso. Per quanto riguarda le creme, adesso le nuove tecnologie mettono in commercio dei prodotti solari che non irritano assolutamente l'occhio, quindi si può beneficiare di questi nuovi prodotti. Mi scusi, rispetto al discorso della sabbia, più attenzione a quella quando è scura, la sabbia nera o la sabbia chiara, quindi visto questo livello? Beh, dovrebbe essere più la scura che riflette, però bisogna sempre stare attenti. Attenzione a tutto, riflette molto l'acqua, riflette molto la neve, si è parlato di neve, certo. La neve riflette tantissimo. Certo, fin qui abbiamo parlato comunque di tutti gli aspetti ai quali stare attenti nei confronti del sole, dopodiché però va anche detto che c'è un sole amico, Giulia. Come no? Ad esempio, in pochi sanno, quello che ci riporta uno studio svedese Monstra, perché è stato fatto su 30.000 donne, che soprattutto nel sesso femminile il sole, preso accuratamente, aumenta la produzione dell'ossido nitrico, che è una sostanza che fa abbassare la pressione del sangue e quindi paradossalmente ci protegge anche da rischi cardiovascolari. Questo è un aspetto forse poco conosciuto. Poi in realtà si abbassa la pressione, insomma. Si abbassa la pressione, quindi si abbassa anche il ritmo cardiaco. Certo, stiamo sempre parlando di sole preso negli orari giusti, nel modo giusto, no? Non sottoponendo l'organismo ad uno stress, perché allora lì non E per l'osteoporosi? L'osteoporosi lo sappiamo è non soltanto per le donne in menopausa, ma anche per tutte le persone che hanno superato una certa età, è un toccasana, ma insomma anche lì con delle cautele, perché mi pare ci sia proprio una finestra temporale, assolutamente, no? Io volevo chiederle anche una cosa per quanto riguarda la dermatologia correttiva di cui lei si occupa, ad esempio peeling, laser, prima, dopo il sole, diamo qualche consiglio anche a livello di, come dire, di servizio pubblico, ecco, da questo punto servizio di vista. Servizio pratico. I laser e peeling, tutti questi trattamenti, soprattutto se sono ablativi o anche leggermente ablativi, non dovrebbero essere fatti a ridosso del sole, ma dovrebbero essere fatti un mese, due mesi prima, in modo da preparare comunque la pelle al sole, soprattutto i peeling. Poi questi trattamenti, soprattutto i laser, invece non devono essere fatti quando la pelle è abbronzata. Quindi non solo non bisogna esporsi al sole, ma non bisogna neanche che la pelle sia scura. Questo perché possono esitare delle macchie, delle iperpigmentazioni post-infiammatori, poi difficile da mandare via.
Allora, ci è rimasta una manciata di tempo per poter affrontare l'ultimo argomento, perché ci piace comunque stare comunque pur sempre sull'attualità, pur se questo è uno spazio dedicato ovviamente ad un dibattito ampio. Allora, domani, 8 giugno, è la giornata mondiale dell'oceano. Perché lo vogliamo dire? Perché l'oceano è anche minacciato non solamente dalla plastica, di cui si dice, ma anche molto dai filtri solari, quindi dalle tante creme, dai tanti oli che proprio in questa stagione, proprio per proteggersi, ci si va a mettere. Che succede? Assolutamente, c'è una grande allarme sui filtri solari che danneggiano soprattutto la barriera corallina. La barriera corallina viene sbiancata e non diventa più produttiva. E soprattutto alle Hawaii si è visto che le persone molto sensibili all'ambiente non usano più i filtri solari. Si stima che siano circa 17.000 tonnellate di solari all'anno che invadono la barriera corallina e quindi la danneggiano. E l'Associazione dei Dermatologi Americani ha notato come in queste popolazioni che non usano più i filtri solari per motivi etici, è aumentato il rischio di tumori della pelle. Quindi c'è bisogno di una fotoprotezione sostenibile. Tutte le grandi aziende, consapevolmente, adesso mettono in commercio dei prodotti che vengono venduti in confezioni non di plastica riciclabile o riciclata, che con principi attivi che non danneggiano gli oceani o la fauna marina. Soprattutto devono essere non biodegradabili, ma molto resistenti all'acqua, in maniera da non essere assorbiti da tutto l'ecosistema marino, e non devono contenere, devono essere testate contro i perturbatori endocrini, cioè quelle sostanze che interferiscono con gli ormoni, in particolare quelli sessuali e quelli tiroidei, provocando danno all'organismo. Quindi fotoprotezione sostenibile, sicuramente. Sostenibile. E Giulia, su questo io vorrei innestare anche un altro discorso, perché parlavamo prima dell'alimentazione, ma proprio con la professoressa ieri dicevamo, l'alimentazione sì, ma chiaramente riesce a fare un po' di meno anche rispetto agli integratori. Quindi come e quando assumerli in vista anche della stagione? Gli integratori, dice, ma gli integratori sono sostanzialmente degli adiuvanti, danno una mano, sono ciò che noi potremmo tranquillamente... Pensiamo al beta-carotene, no? Sì, il beta-carotene, assolutamente, teniamo presente che gli integratori, questo almeno sostengono molti nutrizionisti di un certo tipo, passano sempre attraverso l'alimentazione. Quindi sì, gli integratori possono andare, ma le carote, un piatto di carote con il vettore che è l'olio d'oliva, fanno forse... Sì, però... Prego, prego. Vorrei aggiungere... No, abbiamo tempo per aggiungere. Che sicuramente l'alimentazione è fondamentale, abbiamo detto prima, ma non sempre si riesce a mangiare l'alimento appena colto dall'albero o preso dalla terra. Certo, freschi. Quindi l'alimento fresco contiene tutte le vitamine, il contenuto giusto, ma l'alimento stoccato, refrigerato, trasportato, che sta sul banco del supermercato tanto tempo, non ha più il contenuto di vitamine necessario. E quindi un'integrazione sistemica con i vari antiossidanti è sicuramente di aiuto. Sì, sì, quindi noi parliamo di solari sostenibili, alimentazione sostenibile, a, non dico a chilometro zero, ma quasi, sì. Alimenti freschi scelti possibilmente dai banchi del mercato o recapitati dai vari consegnatari di cibo che sono delle campagne amiche, per intenderci, quelli sono alimenti che sicuramente hanno un apporto nutritivo. Assolutamente. Soprattutto quando ad esempio i luoghi anche di vacanza, esatto, e di soggiorno possono saperlo. Essere diversi, possono, certo, essere montagna, esatto, o estero addirittura, e quindi troviamo altre cose. Abbiamo una manciata di secondi, la occuperei per chiederle un ultimo veloce consiglio da dare ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori. C'è una differenza di accortezza da dover usare tra il sole che si prende al mare e quello in montagna? Sono due, diciamo così, percezioni della pelle diversa? Beh, diciamo che il sole è comunque fa più o meno gli stessi danni. È chiaro che in montagna i raggi sono più potenti perché si è più in alto. Però in montagna ci si protegge paradossalmente di meno, perché il sole è un abituato al sole in spiaggia, quindi non ci si protegge in città e non ci si protegge in montagna. Quindi bisogna educare anche il paziente a proteggersi anche in montagna, nelle parti fotoesposte ovviamente. Danni da sole in montagna possono essere micidiali, soprattutto se si pratica lo sci alpino estivo, per esempio, dove la superficie riflettente è la neve, che è come un migliaia e migliaia di specchi che concentrano i raggi sul volto. Forse, per esempio, il tipo di turismo è diverso, perché si va più tutelati, più coperti, cioè, no, dici di no? Dipende. Lo sci è diventato uno sport molto popolare, cioè.
molto praticato anche d'estate sui ghiacciai rimasti, è uno sport molto praticato e comunque basta camminare, fare trekking sopra i 2000 metri, il sole raggiunge una concentrazione che è altissima, molto elevata. Quindi stesso livello di accortezza sia in montagna che al mare, ovviamente, per chi ci sta ascoltando. Dunque, grazie davvero ai nostri ospiti per essere stati qui con noi.